Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video. Io sono Silvia, questo è l'angolo di Saidori. Oggi ci facciamo un po' di chiacchiere in merito a degli acquisti che ho fatto da Ikea, Primark, The Zenith, Calzedonia. Basta. Allora, eccoci qua. Iniziamo subito, ho due bei bustoni perché sono stata da Ikea, ok, da Primark e nel mio amatissimo outlet Calzedonia Intimissimi The Zenith, che purtroppo è accanto all'Ikea, quindi non esiste che io vada all'Ikea e non finisca per andare appunto all'outlet di Calzedonia. Funziona sempre così. Inizio da Ikea. Ho preso due cuscinoni giganti sul rosa perché mi è venuta voglia di fare il letto rosa. E siccome io avevo preso l'anno scorso da H&M Home dei bellissimi copricuscini rosa, mi è venuta voglia di fare tutto il letto rosa. Ho gettato via prima del lockdown tutte le vecchie lenzuola e praticamente mi erano rimaste un paio di lenzuola e quando sono tornata dalla Sardegna nel mese di maggio, che sono stata qua, poi sapete che sono dovuta purtroppo tornare giù, avevo comperato un set di lenzuola grigie da risparmio casa nei giorni in cui avevo preso tutte le piantine grasse. Chi segue i video e vlog aveva visto insomma tutte quelle piantine grasse, avevo fatto tutto il giardinaggio, si era visto anche nei vlog, e avevo preso delle lenzuola grigie e quindi ok, un paio ce le avevo bianche che erano l'unica che non avevo buttato, un paio grigie, volevo il terzo paio insomma, in modo da avere almeno tre set di lenzuola, non più di tre ma almeno tre, e quindi ho optato per il rosa. Vi faccio vedere. Allora, questi due li ho pagati 3 euro, sono quelli che in pratica non hanno la zip, anche se io vi devo dire che sto pensando di scucirli e mettere una zip, tanto la macchina da cucire, magari non adesso, però la prima volta in cui li vorrò lavare li scucio e poi metto la zip. E comunque li ho pagati appunto 3 euro e sono belli grandi. Vi faccio vedere il rosa con cui voglio abbinarlo. Questo qua, ed è perfetto, bene. Ho appena macchiato il cuscino col rossetto, molto bene, brava Silvia! Ho provato a passarci dell'acqua micellare, speriamo funzioni. Comunque sono perfetti, vedete, stesso identica tonalità di rosa, perché poi ho preso le lenzuola e sono quelle che si chiamano Dvala, eccole qua, e sono proprio di un rosa, anche questo perfetto, quindi mi viene il completo letto top. E il lenzuolo di sopra è molto grande perché è 2,40 x 2,60 di lunghezza. Per me 2,40 è tanto grande perché il mio letto è da 140, essendo una piazza, cioè un matrimoniale francese, quello di Ikea, perché una piazza e mezzo italiana è 130, la matrimoniale francese è 140, per cui questo è bello grande perché è un metro in più. Però nell'idea di cambiare casa, effettivamente, se dovessi avere un matrimoniale normale, poi le lenzuola non le posso usare, quindi almeno quello di sopra va bene che sia così. D'altronde Ikea non ce l'ha una piazza e mezzo matrimoniale, cioè una piazza e mezzo, scusate, francese, il matrimoniale francese, insomma, da 140 di sopra non ce l'ha, c'ha solo quello di sotto. E infatti quello di sotto con angoli, vedete, è da 140, mentre c'è anche da lunghezza matrimoniale classica, larghezza matrimoniale classica, però non si può prendere perché quello con gli angoli o è giusto o viene fuori. Quindi uno di sopra, uno di sotto, e poi ho preso due di federe, perché io ho 4 cuscini e quindi una coppia più un'altra coppia per fare i 4 cuscini. Poi ho preso due bottiglie, perché avete ragione, quella cosa che ho fatto nel vlog per cui mi avete tutte rimproverato, cioè mettere la tisana nella bottiglia di plastica mentre era calda, non va fatta, non ci avevo riflettuto, non ho la testa. Quindi comunque ho preso le bottiglie di vetro, una per la tisana e una per l'acqua. Ho
forse tutte e due per l'acqua, non lo so, perché forse una non basta d'estate quando finisco una, poi dopo l'altra è calda. Ne dovrei prendere un'altra forse, non lo so. Comunque, due bottiglie, mi pare che costino 2 euro l'una, non so come si chiamino perché non c'è scritto. Di solito c'è sempre scritto, ma in questo caso no. Comunque 2 euro ho preso le bottiglie di vetro, perché come sapete ho preso la caraffa Brita e mi trovo stra bene. Quindi se anche tu stai pensando che ti rompi le balls ad andare avanti Andrea a comprare le bottiglie d'acqua come succedeva a me, passa la caraffa Brita. Nel caso, se vuoi prendere quella che ho preso io su Amazon, ti lascio il link di quella che ho preso. Poi ho preso anche un cuscino grigio, perché questo qua che c'è nella sedia in cui faccio appunto i video della scrivania è un po' vecchiotto e era bianco con delle foglie dorate, ma l'ho lavato, il dorato è andato via, è bruttissimo insomma, e quindi ho preso questo cuscino che si chiama Gurli, in tessuto semplice di cotone grigio. E niente, quindi ho preso Gurli che è grigio, lo metto qua. Poi ho preso i sacchetti di lavanda che voglio mettere nei vari sportelli dell'armadio. Nel vlog che ho appena girato in questa settimana, che è andato online domenica, nel wiki vlog vi ho fatto vedere un po' la sistemazione del mio armadio, quindi di tutti i miei sportelli, che non è niente di che, però a me piace curiosare negli armadi altrui, quindi alla fine so che piace anche a molte di voi. Ci metto in ogni sportello il sacchettino di lavanda. Questa si chiama Crop Swarm e sono appunto dei sacchettini di lavanda. Profumano moltissimo, quindi adesso appena finisco il video li vado a inserire. E grazie a tante di voi ho preso anche le grucce a pinza, perché un sacco di voi mi hanno segnalato che IKEA le ha e che sono in sconto, perché infatti costano 1 euro l'una e si chiamano boomerang, scritto bu con la B e la U, non boomerang, ma proprio boomerang. Sono in sconto, si trovano almeno nell'IKEA dove sono andata io, subito appena si salgono le scale, le mobili per entrare in IKEA c'è il cestone ed è pieno di boomerang, ma anche nel reparto appenderia, appendini, stireria, lavanderia del mercato, insomma si trovano anche lì. E poi ho preso anche queste, che invece sono 2, 4, 6, 8, 10, e 10 di questi costano solo 2 euro. Devo dirvi che sono anche andata dal risparmio casa, ma non c'è trippa per gatti, il prezzo migliore è comunque da IKEA. IKEA non si batte, perché ce li avevano anche loro da 99 centesimi, ma non erano così belle, erano soltanto con questa parte in filo, senza questa che le rende molto più stabili, non avevano questa parte in legno, cioè il classico appendino fatto solo dal gancio, la bacchettina di metallo e le due pinzine, molto più corta peraltro. Sembrava fatto per gli abitini per le bambole e costava un centesimo in meno, perché era 0,99 anziché un euro, non c'era paragone, ho preso queste. E invece queste qua costavano molto molto di più, tipo coppie da 3-4 pezzi 1,50 euro, mentre queste 10, 2 euro, quindi imbattibile. Vi volevo dire una piccola idea: se andate in spiaggia al mare quest'estate e non volete zozzare tutto il cofano della macchina, io l'avevo fatto anche gli altri anni, ho preso una di queste perché quella che avevo si era spappolata, che sono le classiche buste di IKEA grandissime, vedete sono proprio giganterrime, ma penso che chiunque le conosca. Cosa faccio? La metto dietro nel cofano della Smart e quando torno dal mare prendo la borsa del mare, che è sempre inzaccherata di sabbia, e anche la seggiolina, quindi ho preso due, la seggiolina con cui sto sotto l'ombrellone, e infilo tutto in questa sacchetta e poi la sacchetta la metto nel cofano, in modo che così non mi insozzi tutta la moquette della macchina, va tutta la sabbia qua dentro, ogni tot quando torno poi a casa il giorno dopo, insomma scuoto il sacchetto e non mi sporco tutta la macchina, quindi consiglione. Basta, dai che non ho preso altro, quindi sono stata brava perché ho preso cose utili. Dovevo prendere il set per il letto, le bottiglie d'acqua per l'acqua, anzi, e le appenderie, e ho fatto il mio dovere. Poi
però sono andata da Primark, che fortunatamente non è più solo da Arese qua per noi milanesi, ma ha aperto anche da Centro Fiordaliso, non mi veniva il nome, e ho preso delle cose che mi serviranno per riorganizzare i trucchi barra la zona gioiellini. Ci vorrei qua forse mettere tutti gli orologi. Ho preso questi in plexiglass, li stavo cercando, ma costano molto più cari da tutte le altre parti rispetto che da Primark, e infatti questo l'ho pagato 12 euro e contate che anche da Tiger avevo trovato quelli proprio piccolini, costavano 10, questo è enorme, cioè quelli che sono grandi la metà costavano 10 euro da Tiger, mentre questo così grande l'ho pagato appunto 12 e ha i cassettoni belli grandi, quindi o ci metto trucchi o ci metto tutti gli orologi in uno e tutte le collanine in un altro, quindi ottimo. E ho preso poi anche due piccolini così con i cassettini, questi li ho già, ne ho già due, quattro, ne ho già quattro, con questi sono sei, cinque, sei, li ho pagati pochissimo perché costano solo 4 euro, contate che questo da Tiger costava 10, mentre appunto da Primark l'ho pagato 4, quindi se vi servono... Primark. Poi sono stata appunto, come vi dicevo, all'outlet Calzedonia due volte, perché in pratica loro sono furbissimi. Cosa hanno fatto? Hanno praticamente fatto la cosa che non vi fanno provare la roba, ma ve la fanno cambiare entro 60 giorni. Quindi tu in buona sostanza cosa fai? Compri, tanto dici poi li cambio, poi torni a cambiare, cambi quello che deve cambiare e compri altro. Io infatti ho fatto così. Vi faccio vedere cosa ho preso. Cioè, anche qua credo di essere stata brava, ma non è vero, è tutta una roba, una scusa che mi do per assolvermi. Comunque, avevo pochi pigiamini, questa è la verità, ho pochi pigiamini perché per anni non li ho usati d'estate, perché questa casa era un forno, non avevo il condizionatore, quindi si schiattava dal caldo, quindi al massimo mettevo lo slip e una brassiere, invece adesso che c'è l'umidificatore barra aria condizionata, quando proprio fa super caldo, un pigiamino mi piace averlo addosso, poi fa carino avere il pigiamino. E quindi ho preso questo, ho preso il pantaloncino, no vabbè, ma è troppo troppo carino. I prezzi dell'outlet sono spaventosi, perché questo l'ho pagato anziché 7,99 3 euro, guardate quanto è caruccio. E poi ci ho abbinato la sua canottina, che costava sempre anche lei 3 euro, eccolo qua, quindi canottierina e pantaloncino, e ho preso il pigiamino nuovo. Poi dopo che ho preso il pigiamino mi sono ancorata, non volevo dire ancorata, mi sono arenata nella questione shorts, che sono il mio punto debole, il mio tallone d'Achille quando vado a fare il shopping d'estate. Ho visto questi che costavano 14,99, quindi 15 euro, li ho pagati 4 euro, mi sembravano bellissimi perché sono tutti di pizzo, vedete, bianco, ovviamente sotto hanno proprio il pantaloncino da sovrapporre in cotone, di modo che non ti si veda tutto. E li trovo super carini, quindi li ho presi bianchi. L'unica pecca che hanno per me le cose di Tezenis è che non c'è quasi mai l'XS. Loro partono dalla S e io, che sono abbastanza piccolina, certe cose possono andare se sono un po' larghine da portare morbide, se no no. Questa sì, perché tutto sommato chi se ne importa, lo shorts un po' svolazzante ci sta, quindi l'ho preso. Vi faccio vedere questo vestitino bellissimo, questo lo porterò dritto dritto in Sardegna o comunque anche qua a Milano per andare in piscina, forse è meglio che qualcosa lasci qua, che sto portando una caterva in Sardegna, quindi qualcosa tornerà qua per l'estate successiva, che di solito vado in Sardegna in agosto, quindi giugno e luglio se vado in piscina devo avere qualcosa. Comunque ho preso questo vestitino, c'è anche a righine blu forse, se non sbaglio, non è rossa, blu, ed è fatto così, tutto a righine, con le manichine a mezza manica, la balza finale così, ma il bello è dietro perché ha tutte le nappine che formano lo scollo sulla schiena.
c'è da morire. Purtroppo, no, purtroppo, meno male, questo c'era l'XS. Quindi, questo però di chi è? Perché forse questo è di Calzedonia. Perché Calzedonia fa l'XS, fatemi vedere, infatti è di Calzedonia, e quindi ho trovato l'XS, costava 10 euro cioè l'ho pagato 10 euro, ma costava non si sa quanto, credo 25, 24,90. Molto bello, mi piace da impazzire, va bene. Poi ho preso dei costumi, se non sbaglio. Però prima di farvi vedere i costumi vi faccio vedere una specie di brassiere reggiseno. Io quando vedo questi anche lì sbarello, perché mi piace troppo. Guardate quanto è carino. È praticamente color nude con tutte le stelline tipo in vellutino applicate sopra, ok? Con praticamente da mettere così, no? Aspettate che cerco di farvelo capire, è microscopico, però meno male perché io sono piccola, non ne ho tette, capite? È fatto così, no? E dietro, vedete, ha invece questa forma, ok? Dietro è fatto così, è troppo carino. Troppo carino, da abbinare con una mutandina brasiliana classica nera, non c'è bisogno di abbinamenti perché ovviamente avendo il nero si abbina. Questo l'ho pagato 4 euro. E poi ho preso delle brasiliane invece bordeaux, dovrei avere qualche reggiseno sul bordeaux, ma se no ci metto il reggiseno nero, troppo carucce, queste le ho pagate credo 2. La classica brasiliana in pizzo, si possono far vedere le brasiliane in pizzo su YouTube? Penso di sì, no? Nessuno si scandalizza. Peraltro ci stanno molto bene col mio cerchietto, stupendo, è perfetta. Eccole qua, questa è l'altra, sempre così. Sono diverse o sono uguali? No, sono diverse, sembrano uguali ma non lo sono, neanche di colore. Una è un po' più sul rosso, una pochino più di viola dentro. Bene, comunque passiamo ai costumi, perché le altre cose che ho preso sono costumi, e adesso vi spiego il perché. Allora, non è possibile, cosa me ne faccio di tutti questi costumi non si sa. L'intento però era quello di non sprecare dei costumi che ho preso da Capsci l'anno scorso, e che mi piacciono da morire i pezzi di sopra, mentre le mutandine di sotto, come vi avevo detto nei relativi video, non sono proprio il mio genere, perché sono mutandina proprio bella grande che copre tutto il sederotto e io vado un po' con il culo da fora, cioè praticamente quelle brasiliane, vado in spiaggia, e quindi non mi piacevano tanto. Quindi porterò tutti i pezzi di sotto di questi costumi giù in Sardegna, le regalerò alle mie amiche che invece magari preferiscono la mutandina classica, perché non sono mutandine giganti, sono classiche, e da Calzedonia anche loro hanno l'outlet giù come ce l'abbiamo noi qua, anche a Cagliari c'è la Corte del Sole, viceversa loro potranno andare a comprarsi dei pezzi di su che si abbinano. E quindi facciamo insomma un po' che le regalo insomma quelle mutandine lì. Quindi io cosa volevo fare? Volevo cercarmi delle mutandine adatte ai pezzi di sopra che mi piacevano troppo, e ho trovato quello che faceva al caso mio, che adesso vi faccio vedere. Allora, intanto avevo questo pezzo qua bellissimo che avevo appunto preso da Capsci, che vi avevo fatto vedere l'anno scorso, che ha anche la imbottitura leggera leggera delle coppe preformate, e questo pezzo fatto tipo in macramè, stupendo, e come vedete ha del fucsia, e io ci ho trovato la mutandina fucsia, quindi il sopra super bello coprente, gigante, perché tanto non ho tette, mentre sotto una brasilianina piccolina. Questo costava 9,99, l'ho pagato 5, in pratica sono al 50%, quindi primo costumino ho realizzato l'accoppiata. Poi qua devo dire che l'accoppiata non l'ho fatta, mi sono semplicemente fatta fregare dal fatto che mi sembrava troppo costume e me lo sono comprato, ma devo essere onesta, non ne avevo bisogno, cioè non dovevo comprarlo, ma l'ho comprato.
il classico shopping da tristezza, come lo chiamo io, però guardate quanto è bello, cioè è stupendo. Non me lo ricordo quanto costano i pezzi di su, forse tipo 6, 5 pezzi di giù e 6 pezzi di su, perché ho staccato l'etichetta. Aspettate che ve lo dico, perché sono qua. Sì, 6 i pezzi di sopra. Guardate, allora ho preso lui con le coppe, queste sono un po' imbottite, e a balconcino, cioè la fantasia è bellissima e la bretella è bellissima, perché la vedete come la bretella rimane un po' tipo spallina, un po' larga, mamma mia quanto mi piace, questo è bellissimo addosso, vi fa tutta un po' di tettine così, cioè fantastico. Anche chi non ha tette come me si trova bene. Questa poi ero troppo felice perché ho trovato la prima, è la salvezza per me, perché se trovo già la seconda me sta grande. E sotto, vabbè, classica brasilianina, insomma molto striminzita, bellina bellina, che ci sta strabene, che ha anche la balza, vedete, perché ha in pratica davanti la balzettina qua, quindi non è proprio la classica, ma la sia davanti che dietro, uffa, la balza tipo gonnellino, ma è troppo carina. E i fiocchetti, cioè lo amo, questo lo amo, 11 euro di costume, non potevo. Poi anche questo ho detto no vabbè, ma è troppo bello, mi piaceva da morire il colore, classico triangolino, ma come vedete rifinito con una specie di pizzo qua nero, bellissimo. Io non amo i costumi neri, però questo appunto non era tutto nero, ma aveva questo nero e poi lo sfondo nero è tutto col verde, il turchese, un po' di fucsia, troppo bello. Anche questo 6, e la mutandina invece in questo caso è classica, nel senso che non ha né ruche né balze né niente, la classica brasiliana con i laccetti, stupenda. E veniamo a altre abbinate, avevo questo qua che è bellissimo, che non so se ve lo ricordate, appunto di Capsci, e aveva la mutandina che appunto, cioè questo è bellissimo, ha tutti sopra un po' imbottiti, un po' che ingannano, hanno tutte rouge, le coppette, le robe, per far vedere che si hanno le tette, no? Quindi giustamente il sopra bello ingombrante, per bilanciare, no? Bilanciare, perché sotto c'ho il bel culotto con le guanciotte belle piene, mentre sopra c'ho la tettina insignificante, quindi il sopra viene valorizzato da tutta sta rusceria, ma non sapevo cosa abbinarci sotto. E ragazze, ci ho abbinato questo costumino qua, che è verde in ciniglia, vellutino, come lo vogliamo chiamare, perché se voi guardate bene, questo qua ha il verde, vedete che ha le foglioline tutte verdi, quindi ditemi se non ho fatto un'abbinata top. E ci sta troppo bene, perché il verde è proprio identico, guardate, vedete com'è proprio identico, cioè sono troppo contenta. 4-6 euro questo però, perché è vellutino, costava un po' di più, però ho risolto un altro costume. Poi ancora sempre stessa tecnica, il sopra bello ingombrante a ingannare l'occhio, così, tipo addirittura stiamo arrivando ai crop top al posto dei reggiseni, però vabbè, è troppo bellino, c'è troppo cagliaritano, perché noi cagliaritani quando vogliamo dire che una cosa è molto bella, come i fiorentini, diciamo bellino, cioè bellino è proprio bellissimo per il milanese, no? Quindi non è un diminutivo, ma è proprio dire che è molto bello. Comunque eccolo qua, così molto carino, non sapevo cosa abbinarci, e ragazzi ho trovato questo che secondo me anche qui è la morte sua, troppo felice. Anche questo però l'ho pagato 6, non so perché costava di più 6, perché l'originale boh, non so quanto costasse, comunque l'ho pagato 6, vuoi che in un modo o nell'altro, non so per quale motivo costava 6, però ditemi se non ci sta bene. Cioè sembra il suo. Pensate che poi anche questo di Capsci aveva un costumino abbinato in fantasia floreale, quindi non aveva il pesca uguale. Cioè però secondo me è la morte sua. Guardate il pesca qua com'è identico. Cioè ho avuto proprio una botta di fortuna. Quindi niente, ho fatto questi costumini, in pratica uno, due e tre.
un, due, tre, mi sono fatta tre costumini comprando solo i pezzi di sopra. Gli altri due non li dovevo comprare e me li sono comprati, va bene. Questi qua, vabbè, le mutandine ogni tanto è giusto prenderne qualcuna in più. Cassetto pieno, però è giusto, servono sempre i reggiseni così. Ok, shorts non mi servivano, abitini da mare ne ho fin sopra i capelli, pigiamino ci poteva pure stare. Vabbè, è andata così, non ci facciamo travolgere dai sensi di colpa. Partiremo in Sardegna piene di costumi quest'estate, partiremo io e voi, perché verrete con me ovviamente, vi porterò quando farò appunto i vlog in Sardegna. Quindi se avete intenzione di visitare la Sardegna prima o poi, non perdetevi i vlog di quest'estate, perché se vado al mare vi faccio ancora vedere sempre delle spiagge, vi do degli indirizzi, vi spiego come arrivarci, quindi ci vedremo in agosto in Sardegna appunto. Bene, basta, il video è finito, adesso io mi devo andare a sistemare per allenarmi. Se si sono levati tutti dal giardino, mi vado ad allenare in giardino, porto i cat, le cavigliere, gli elastici e faccio tutto il mio allenamento in giardino, mentre a luglio tornerò in palestra, decido che a luglio torno in palestra. Basta, vi mando un bacio, vi ringrazio di aver visto questo video, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi strappato anche qualche sorriso, così come l'idea di fare il video l'ha strappato a me, e basta, ci vediamo domani o quando arriva il prossimo video.